Salve ragazzi e bentornati con un nuovissimo video. Allora, oggi sto per fare un video totalmente diverso dal solito. Vi mostrerò un qualcosa che è una figata. Per questo ragazzi, con la fiducia vi dico di lasciare un mi piace, perché non ve ne pentirete. E questo video deve raggiungere assolutamente i 15.000 mi piace, come minimo. Quindi ragazzi, se per caso vi capita di guardare sotto sui mi piace e non li abbiamo ancora raggiunti, lasciate subito un mi piace. Ebbene ragazzi, detto questo, direi di cominciare. Allora, benvenuti a tutti! Come vi ho detto, oggi ho un oggetto davvero molto strano che vi volevo mostrare. Strano, bellissimo ed incredibile. Tre cose contemporaneamente. Sono sicuro al 100% che tutti conoscete ciò che vi mostrerò. Ed infatti ragazzi, oggi vi mostrerò niente po' di meno che... tan tan tan, le sfere... del drago. Dove cazzo sono finite queste sfere? Bene ragazzi, allora, queste sfere sono improvvisamente scomparse nel nulla. Chi le avrà rubate? Sarà stato forse un golden ladro? Quindi ragazzi, oggi andremo alla ricerca delle 7 sfere del drago. Le ho sparse un po' per tutta la mia cameretta e voi dovrete aiutarmi a trovarle tutte. Ovviamente avremo un amico con noi, ovvero il Golden Radar Cerca Sfere, e questo ci aiuterà. E alla fine ragazzi, non appena avrò trovato tutte e 7 le sfere del drago, vi farò vedere una cosa fighissima. Quindi, detto questo, tutum! Attiviamo il radar cerca sfere e mi rileva subito 2 sfere che è possibile vedere in questa schermata, ragazzi. Chi le ha viste? Beh, penso che la prima l'abbiate vista tutti, ovvero... questa qui, la sfera numero... tan tan tan, la sfera numero 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ok, la sesta sfera, quindi la sesta sfera l'abbiamo presa. Possiamo aprire il cofanetto e andarla a mettere qui, perfetto. E una su 7 l'abbiamo trovata. Poi, come vi ho detto, ce n'è un'altra in questa inquadratura, ragazzi. Niente? Nessuno? Sarà mica questo piccolo puntino qua sopra che non riesco ad indicare? Sì. Bene, vado a prenderla subito. Ok. Sfera numero 5. Eccola qui. E già sono 2. Andiamo ad inserirla nella nostra scatola. Bene, ne mancano altre 5. A questo punto è il momento di alzarsi e di andare a cercare. Ok ragazzi, allora questo lo mettiamo qui al centro del letto. Ebbene, il radar mi rivela un'altra sfera su questo punto, ma io non la vedo. Aspettate un attimo, ma che cos'è questa cosa sbrilluccicosa qui dietro? Pam pam, ed ecco la sfera number 2. Andiamo a metterla qui. Ora ragazzi, il Golden Radar mi rivela 2 sfere che si trovano qui. Voi per caso le vedete? Sarà mica qui. No, ok, qua non ne vedo. Proviamo a scendere. Tanta. Che cosa tiene questo portafoglio in bocca? Portafoglio a forma di rana di Naruto. Bene, allora, questa è la sfera numero 4. Pa-pa-ra-pa. Bene, ma ce n'è ancora un'altra da trovare. Allora, qui sotto no, questa ragazzi non mi pare una sfera. Cioè, è una sfera ma non è una sfera del drago, quindi non ci serve. Qui sopra no, non c'è nulla. Qui ci sono i trofei di YouTube, qui dietro no, non c'è niente. Infine rimane solo qui sopra. E che cos'è questa cosa luccicosa dentro il casco dei Daft Punk? Come c'è finita qui? La sfera numero 1. Bene ragazzi, a questo punto mancano solamente 2 sfere all'appello, perché ne abbiamo 5. Ma io sinceramente non ne vedo più. Qui non ce ne sono, poi qui nel tappeto non ce ne stanno, a meno che non si sono infilate qui dentro, poi cioè qua nemmeno. Aspettate un attimo, ma che cos'è questa cosa qui? Ecco, con il flash adesso si vede meglio. Sembra pure che ha l'aura intorno, perché c'è un cerchio. Bene, e questa è la sesta sfera che abbiamo trovato, ma è la sfera numero 3. Andiamo a mettere anche questa. Ed ora manco solo l'ultima, ma dove diamine è l'ultima sfera? Che cosa ci fa la sfera del drago qui sotto? Ma soprattutto, da dove mi è uscita? Bene ragazzi, e adesso andiamo a mettere anche l'ultima sfera. Bam! Adesso è il momento di pronunciare la formula magica. Appari Dragon Shenron! Ragazzi, guardate che cosa succede se attivo il flash del telefono. Cioè, queste sfere con la luce diventano tipo magiche. Senza flash? Con il flash. Senza? Con. Guardate che diamine di figata. Cioè, sono davvero stupende. Ti viene voglia di prenderle in mano e mangiarle. Ok, no, forse no. Ok,
ragazzi, e quindi dopo aver raccolto tutte e sette le sfere del drago, direi che questo video è giunto al termine. Spero davvero che vi sia piaciuta questa cosa diversa dal solito. Ecco, infatti ho voluto fare qualcosa di strano e spero davvero che l'abbiate apprezzata. Proprio per questo vi invito a lasciare un mi piace, ragazzi. E poi, cavolo, le sfere del drago se lo meritano assolutamente, un bel pollicione in su. Quindi ragazzi, raggiungiamo i 15.000 mi piace. Lasciate anche tanti commenti qui sotto. Iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti per non perdervi i prossimi video. Seguitemi sulla mia pagina Facebook, trovate il link in cima alla descrizione. Noi ci vediamo alla prossima. Un golden saluto e ciao a tutti.